Presidente del CIP Sardegna, Cristina Sanna. Secondo appuntamento, quello di Nuoro, in questo teatro storico, l'Eliseo, che veramente si sta riempendo in ogni ordine di posto. Con chi? Con i giovani, quelli che stiamo realmente sensibilizzando a quella che deve essere la parola chiave, inclusione. E credo che qua oggi avremo delle testimonianze davvero importanti. Sì, siamo arrivati anche qui al convegno finale delle scuole, degli istituti comprensivi di Oristano e di Nuoro. Siamo qui al Teatro Eliseo, molto bello, molto, molto accogliente. Abbiamo una platea piena di giovani bambini che hanno partecipato ad Agitamus, che sicuramente scalpitano per far vedere i loro elaborati, quello che hanno imparato fino adesso, e quindi è sempre un'emozione, è sempre molto bello partecipare. E domani saremo a Cagliari, quindi avremo modo di abbracciare anche la parte del sud dell'isola per questo progetto che veramente è diventato uno tsunami. Sì, domani rush finale a Cagliari, quindi con Cagliari si conclude questa seconda fase che speriamo di poter proseguire anche l'anno prossimo. Sì, anche loro saranno in fermento per questo convegno finale, che poi alla fine è sempre molto, molto emozionante, perché tutti i bambini, insomma, con i loro elaborati ci fanno sempre emozionare e commuovere. Domani stileremo quella classifica virtuale, no? Di gradimento, ma mi pare di poter dire che dal nord al sud dell'isola c'è stata una risposta incredibile. Beh sì, alla fine siamo riusciti a coinvolgere 39 istituti comprensivi in tutta la Sardegna, quindi rispetto all'anno scorso c'è stato un vero proprio boom. Le scuole ci hanno contattato e abbiamo dovuto anche selezionare, perché non era possibile inserirle tutte, perché poi alla fine per questione di tempo non era possibile, però sia bambini che insegnanti hanno reagito in maniera molto positiva e ci cercano, perché Agitamus è diventato un virus ormai. Questa è una grande vittoria. Grande vittoria, grande soddisfazione.